anziani a teatro, non come spettatori ma come protagonisti. La compagnia è quella del laboratorio teatrale del centro di quartiere De Nicola di Nocera Inferiore, attivo da 5 anni e ha portato in scena già diversi spettacoli. Il prossimo appuntamento è per venerdì 15 gennaio al Teatro Diana. Sarà presentata la commedia Ma che casino. Si tratta di un'opera in napoletano, da me riadattata, improntata sui vizi degli italiani tipici, cioè ambientata a Napoli per l'appunto, e poi il secondo atto si svolge tutto all'interno di un club privé, dove il filo conduttore dell'intera opera è, come posso dire, l'ansia di sentirsi sempre pronti in qualunque situazione. E tra in scena c'è anche Gennaro Barone, che interpreta il ruolo di chi? Io sono Donato e sono, diciamo, il protagonista insieme a mia moglie, e niente, subisco un trauma in questo, diciamo, in questo racconto, e appunto l'unica alternativa per poter superare questo trauma è di andare presso una casa di appuntamento, un club privé, per guarire da questo trauma con una terapia simile a quella che mi ha causato il trauma, quindi chiodo scaccia chiodo. Io prima ero un ex, diciamo, un poliziotto, ispettore di polizia stradale, e niente, ho conosciuto 2 anni fa questo centro, l'ho frequentato perché mi piace, diciamo, il sociale, stare nel sociale, ho sempre fatto questo anche nella vita lavorativa, e niente, ho conosciuto Francesco, mi ha coinvolto in queste attività, e da 2 anni mi diletto a fare l'attore. Quante persone vi aspettate? Il Teatro Diana è abbastanza grande, 400 posti circa. Sarà facile riempirlo o difficile? No, di solito l'abbiamo sempre riempito, addirittura nell'ultimo spettacolo di giugno non hanno fatto entrare neanche tutte le persone, allora, perché era pieno. Allora sold out.